Buongiorno a tutti quanti, oggi riflesso bruttissimo. Oggi è martedì 20 ottobre. Cosa vuoi? Vuoi uscire? Non fa casino. Questa è la seconda settimana con Yuki. Più o meno sta andando tutto bene. Stiamo iniziando a capire un po' come funziona il gatto, quindi tipo qua l'abbiamo tutto liberato, per prima era pieno di roba e l'abbiamo messo qua dentro. Piano piano svuotiamo la casa e riempiamo gli sgabuzzini. E niente, la mattina praticamente mi sveglia lei verso le 7, che bravo, anche un po' prima certe volte. Veniamo qua insieme, tanto che lei gioca e faccio le mie cose. Poi ogni mattina svuoto quello lì, tutta la cacchetta e la pipì, e poi le preparo la colazione, faccio colazione anche io. La prima settimana dovevo stare molto dietro perché mi così avanti. Mi correva per tutta casa mentre facevo colazione, invece adesso riesco a mangiare abbastanza bene. Comunque adesso a preparare la colazione. Allora, ho preparato la colazione, una cosa molto semplice perché ultimamente la mattina tendo a fare abbastanza in fretta. E tazzona con latte, acqua e proteine in polvere. Se volete provare a utilizzare anche voi le proteine in polvere come fonte non di integrazione ma proprio di alimento, ecco, io lo uso ogni tanto per non usare sempre albume e... dov'è il gatto? Che ansia! Sempre albume o yogurt. Raccomando, tipo, se mettete 20 grammi di polvere cercate di mettere sui 200-300 ml di liquido, insomma. Così si sente un po' anche magari meno la proteina in polvere e comunque si manda giù anche meglio. Poi abbiamo fette biscottate, Navi, la mia amata, un pochino di miele se le voglio mettere sulle fette biscottate. Poi mi sono organizzata per il pranzo che oggi sto a lavoro. Prendo questa ricottina qua, fagiolini cotti al vapore e patata americana. Che ieri mamma ha fatto le seppie con piselli e ci ha messo la patata americana, quindi un po' ne è rimasta e me la porto a pranzo. E dov'è il gatto? Mi mette ansia. Sei qui alla finestra? Ma c'hai paura a uscire? Ah, è impazzita. La mattina è pazza. Cos'è? Scali il tapis roulant? Ah, che sguardo da matta. La tenda. Per ora, ecco, si è impigliata. Per ora è abbastanza brava con le tende. Ci vuole un po' a giocare, ma... più che altro non usa tanto il tiragraffi. Preferisce me. Quanto affaccia la finestra. Ah, comunque, nuovo taglio. Vabbè, per chi mi segue su Instagram già l'avrà visto. Basta, adesso andiamo a fare colazione. Ok, è già ora di andare. Mancano 10 minuti alle 9 e devo uscire di casa. Sì, ho del fucsia addosso e pantaloni bianchi. Sì, ho scelto un outfit un po' colorato, ecco, che spesso mi dite che sono molto scura. E niente, quindi ci vediamo dopo in ufficio. Thank you.
l'impasto per il banana bread è pronto, più che altro non l'ho fatto a forma di pane perché lo stampo che ho è troppo grande per quanto impasto ho fatto. La ricetta ve la lascio tutta quanta qua. E niente, per dolcificarlo ho voluto provare una cosa. Ho preso questo qui da Bulk, ma non lo uso mai, e ho detto, perché non ne metto un po'. Ho messo 80 grammi di zucchero e tipo 30-40 grammi di questo, così per aiutare la dolcezza. Questo è zero calorie, e quindi insomma vediamo cosa viene fuori. Ora invece voglio sperimentare un'altra cosa, che è una specie di pane fluffy fatto con gli albumi. L'ho visto da una ragazza su Instagram e mi ha incuriosito tantissimo, quindi... Cosa fa il gatto? È incuriosito un sacco, quindi voglio provare a farlo anche io. Sono le 8:30, ho finito di cenare, come avete visto, e la cena. Adesso vado a farmi una bella doccia e lavo per la prima volta i capelli dopo che me li ha fatti il parrucchiere, quindi chissà che schifo verrà fuori come sempre. Il banana bread è venuto veramente buonissimo e i miei non si sono lamentati del dolciuccio, perché quando utilizzo tipo il dolcificante in gocce così o la stevia, dicono sempre che sentono un saporino, un retrogusto. Ciao gatto. Un retrogusto strano. A me dispiace perché io sono abituata a quel sapore, non mi dà fastidio. Invece stavolta, utilizzando quello sciroppo che avete visto, sempre di Bulk, non hanno detto nulla, io sono stata zitta. C'è poi quell'altro affare che ho preparato, è venuto tutto piatto, cioè nel video della ragazza veniva una roba super soffice. Poi volevo dirvi che ho preso un'agenda, che mi fa veramente schifo tutti questi fiori qua, ma farfalle, vabbè, però era l'unica. E la volevo, quando mi parte la cosa dell'agenda, devo avere un'agenda, e però devo impegnarmi ad utilizzarla. In effetti ultimamente mi stanno un po', insomma, capitando un po' di cose che comunque mi vorrei tenere segnate. Ho installato sul telefono un'applicazione che vi consiglio, si chiama Trello. È molto carina, soprattutto per organizzare, solo che io il telefono lo uso per tutto, ma non tanto per andare, cioè per organizzare le cose bisogna di scrivere, perché poi mi piace scrivere. Comunque Trello è molto carino perché vi create delle colonne, tipo vedete, qua c'è scritto da fare, in esecuzione, fatto, e potete mettere, non so se si è visto poi qualcosa, vabbè, e potete mettere un po' delle etichette. Io ho scritto, le mie etichette sono più che altro YouTube, Instagram Stories oppure post, IG, così. E insomma potete mettere, caricare anche degli allegati se avete già preparato delle cose, delle foto. Poi nel mio caso appunto che utilizzo i social, oppure comunque potete metterci qualsiasi cosa, potete organizzare qualsiasi cosa vogliate. Ah, prima mi sono anche allenata, ho fatto qua l'allenamento e niente, ho iniziato un nuovo programma di allenamento, però è un po' strano rispetto agli altri, mi ci devo un po' abituare, un po' si è ritornato un po' ai vecchi circuiti, però vabbè, vediamo. È che questo video... E questo video possa terminare qua, spero che sia stato interessante e noi ci vediamo al prossimo. Yuki! Carina, già imparato un po' a capire quando la cerco, tipo stavo dicendo Yuki, Yuki, e dopo mamma la sono ritrovata a fare i piedi, credi che mi diceva solo qua. Amore, brava che sei. Ciao a tutti. Sì, adesso ti libero, è il momento del gioco adesso.